Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Animich in forma. Diventa sempre più incalzante affrontare i temi della disabilità in un momento in cui dobbiamo far ripartire questo nostro paese a seguito di questa pandemia. È forse un ritornello che ci sentiamo ripetere quotidianamente. Ma è diventato un fatto ineludibile la necessità di dover effettivamente ripartire. Purtroppo dobbiamo rappresentare che ancora una volta si fanno troppe chiacchiere, si dicono troppe parole, ma poi nei fatti concreti si ottiene poco o nulla. Noi come associazione, ripeto, oggi più che affrontare i temi specifici della disabilità, voglio affrontare un attimino il tema nella sua complessità. Noi come associazione dal 1956 ci stiamo battendo, ci battiamo perché la tutela delle persone con disabilità sia al centro dell'agenda del governo, delle istituzioni, del Parlamento. E naturalmente possiamo dire con forza che abbiamo contribuito alla realizzazione di un quadro normativo, alla implementazione di uno Stato sociale. Sicuramente Animich ne è stata artefice principale di tutto ciò. Oggi noi dobbiamo guardare però al mondo della disabilità, ai temi della disabilità con un occhio diverso e con un approccio metodologico completamente diverso. Quindi noi dobbiamo essere pronti e preparati a guardare in futuro a quelle che possono essere le dinamiche che andranno a regolare i temi della disabilità. Purtroppo ancora oggi partecipiamo a tante riunioni, a tante discussioni, a tanti approfondimenti, dove molto spesso si cerca la parola roboante per poter trovare la soluzione giusta o per individuare i percorsi da adattare. Io penso che invece noi oggi dovremmo calarci in un'altra realtà. E purtroppo vivendo tutti i giorni questi temi, analizzando tutti i giorni questi temi, mi rendo sempre più conto che forse si ha una pessima percezione o si ha una scarsa percezione di quelle che sono le reali esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. E quindi ecco perché io oggi voglio affrontare con voi e voglio rappresentare a tutti voi un aspetto che secondo me deve essere inserito nella priorità che l'associazione ha rispetto a quelli che sono i temi che riguardano la stessa disabilità. Noi dobbiamo guardare al futuro, dobbiamo augurarci che in futuro ci possano e ci debbano essere delle dinamiche che vanno a mettere al centro dell'attenzione le persone e le loro famiglie. Non si possono più mettere al centro dell'attenzione gli interessi specifici di questo o di quel gruppo, ma bisogna mettere al centro dell'attenzione gli interessi specifici delle persone. Io dico sempre, lo ripeto a me stesso, noi non dobbiamo dimenticare nelle nostre elucubrazioni, nelle nostre discussioni, nelle nostre analisi, nei nostri dibattiti, non dobbiamo mai dimenticarci che all'interno delle famiglie delle persone con disabilità si soffre e si soffre molto. C'è all'interno delle famiglie delle persone con disabilità oggi un'aspettativa importantissima che deve derivare da quello che noi vogliamo considerare un elemento fondamentale nella ripresa e che è il piano nazionale di recupero e di resilienza. Noi a quel c'è, però, ripeto, noi ce lo aspettiamo questo piano nazionale che ci venga, diciamo così, illustrato. Speriamo che il nuovo presidente del Consiglio ne voglia, diciamo così, evidenziare gli aspetti specifici di questo piano, ma noi ci aspettiamo un grande impegno e una grande attenzione verso le persone con disabilità, perché non ci dobbiamo dimenticare che le circa 3 milioni e mezzo di persone con disabilità che oggi vivono in Italia, ma che sono numeri che noi diamo per approssimazione, ma nessuno ci dice il vero numero delle persone con disabilità che oggi sono in Italia. Noi stimiamo che in Italia ci sono almeno 4 milioni e mezzo di persone con disabilità e ci sono tante ulteriori famiglie che naturalmente devono surrogare a quelle che sono diciamo sì, gli impegni che lo Stato purtroppo non riesce ad assolvere. È chiaro che tutto questo poi si estrinseca in diversi comportamenti, in buone prassi, in territori piuttosto che in altri, e quindi c'è una significativa attenzione maggiore in alcuni territori e meno in altri. Sicuramente anche questo è vero. Bisogna fare i conti con il contesto sociale in cui si vive, bisogna fare i conti con nel contesto territoriale in cui si vive. E certamente questa crisi pandemica
ha evidenziato ancora di più queste differenze che purtroppo sono già elementi critici, ma già prima della stessa crisi pandemica. Ecco che noi ci dobbiamo preparare ad una visione completamente diversa, ci dobbiamo preparare come Annecy, perché riteniamo che oggi, ripeto, non vuole essere la mia una sorta di autocelebrazione nel modo più assoluto, perché non rientra nelle mie caratteristiche, ma soprattutto non rientra nelle caratteristiche della nostra associazione di Annemic e nelle caratteristiche dei dirigenti di Annemic, che per la verità sono persone che vivono pragmaticamente sulla propria pelle la disabilità e quindi con molta attenzione sanno quali sono i problemi veri e reali delle persone con disabilità. Lo vivono negli ambiti territoriali di tutta Italia, negli ambiti territoriali di più grande proporzione, di più ampia, diciamo così, dimensione, così come vivono negli ambiti territoriali di dimensioni più ridotte, quindi nelle varie aree geografiche del nostro paese. Quindi nessuno più di loro può avvertire e nessuno più di loro conosce la reale attuale condizione delle persone con disabilità. E naturalmente noi ci dobbiamo preparare, ed è questo quello che stiamo facendo e che svolgeremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Noi avremmo voluto riunire tutti i nostri dirigenti nazionali a Roma, ma purtroppo le restrizioni legate al Covid e quindi alla crisi pandemica non ce lo consentono ancora di fare. Lo stiamo facendo con molta fatica attraverso i mezzi, diciamo sì, telematici, ma naturalmente ci preoccuperemo di farlo in un momento più favorevole e in presenza. Ecco, noi ci dobbiamo preparare a vivere le nuove dinamiche con un approccio metodologico completamente diverso. Basta fare poche parole, ma fare più fatti. Operare concretamente per cercare di risolvere i temi della disabilità. Naturalmente noi non ci arroghiamo il diritto di risolvere i problemi personali di ogni singolo cittadino, ma nell'ambito generale di una nostra tutela e rappresentanza noi promuoveremo e proporremo quelli che sono i temi più significativi, al netto delle opportunità che ci possono essere concesse negli ambiti istituzionali, ma noi li proporremo con molta forza e con molta veemenza attraverso la pubblicazione di articoli, attraverso i nostri lavori, attraverso la implementazione di sistemi che possono raggiungere quante più persone possibili. Poi naturalmente il confronto con le istituzioni, quello è già esiste ed è quotidiano. Ma dobbiamo affrontare i temi importantissimi. Non possiamo più pensare che le persone con disabilità siano delle persone soltanto da assistere. Devono partecipare attivamente alla vita produttiva della nazione, vanno assistiti le persone, e certamente c'è una fascia di persone che vanno assistite, ma naturalmente devono poter partecipare attivamente alla produttività della nostra nazione. Ci sono troppe persone con disabilità che sono in attesa di un posto di lavoro, ci sono troppe persone con disabilità che attendono un vero e pieno inserimento nella vita sociale del nostro paese, ci sono troppe persone con disabilità che attendono, diciamo così, un sostegno anche di natura economica, perché purtroppo con una misera pensione di 285 euro al mese non riescono a poter soddisfare alle più elementari esigenze quotidiane. Ecco, ci sono troppi impegni che la politica italiana, le istituzioni hanno assunto e che molto spesso non vengono, diciamo così, rispettate negli ambiti e nei luoghi dove dovrebbe ciò avvenire. E naturalmente molto spesso assistiamo ad una surroga da parte dell'ambito giudiziario a quelle che dovrebbero essere le competenze specifiche della politica stessa. Noi ci stiamo preparando a questo evento, certamente ci sarà un passaggio fondamentale in questo scorcio di periodo che ci apprestiamo a vivere prima dell'estate, perché con la riforma del terzo settore sicuramente, con la ripartenza dell'anno scolastico, con la ripartenza un po' in generale di tutta l'economia del nostro paese, sperando che il Covid ci possa dare questa opportunità e ci possa concedere una tregua definitiva rispetto a quelle che sono le nostre aspettative. Ecco, ripeto, noi ci dobbiamo muovere con una visione completamente diversa. La prima visione: mettere al centro dell'attenzione la persona con disabilità,
che entra in relazione con tutto il contesto sociale che lo circonda, poter consentire a queste persone di poter vivere pienamente la vita produttiva, poter consentire a queste persone di poter vivere pienamente una socialità che in questo momento per certi aspetti ci è negata, per gli ovvi motivi, ma naturalmente in taluni casi era negata pure prima del periodo emergenziale. Quindi vivere una vita piena e naturalmente essere, diciamo così, considerato cittadino al pari e uguale a tutti quanti gli altri. Purtroppo fino a questo momento non sempre è stato così e continua a non essere così in alcune circostanze, in taluni ambiti. Le discriminanti, le discriminazioni sono troppo evidenti. Noi ci batteremo perché effettivamente ci deve essere una visione completamente diversa. E l'occasione in questo momento, nella ripartenza che tutti auspichiamo, nella ripartenza che dovrà esserci, nella ripresa che questa nazione, così come altre nazioni d'Europa tenteranno e avvieranno nelle prossime settimane, anche noi lo avvieremo, anche la nostra nazione lo avvierà, ma noi chiediamo e chiederemo con forza che questa ripresa tenga conto decisamente delle richieste che ci provengono dal mondo delle persone con disabilità. Che ribadisco, è una condizione, deve essere una preclusione alla partecipazione piena della vita delle cittadine e dei cittadini e delle persone con disabilità a pieno titolo. Quindi noi come dicevo, ci stiamo preparando a questo. Lo faremo soprattutto andando ad analizzare quelle che sono le tematiche più importanti che riguardano il mondo della disabilità e avviando quello studio che ci siamo proposti di fare nei mesi scorsi attraverso una elaborazione, attraverso un pieno coinvolgimento delle nostre strutture territoriali ad un progetto che mette al centro dell'attenzione la disabilità e quindi ci proietteremo verso quel codice della disabilità tanto auspicato nei mesi scorsi, a partire da qualche anno. E noi ci stiamo già preparando a questo, noi faremo delle nostre proposte, faremo delle nostre valutazioni, lo stiamo facendo con partner e supporter molto importanti del mondo istituzionale come le università, come centri di ricerca, lo faremo e ci proietteremo e proporremo proporremo una nostra visione. All'interno di questa visione noi speriamo che si possa, diciamo, affrontare i temi della disabilità in modo organico, in modo decisamente trasversale fra di loro e in modo anche armonizzante fra di loro, quindi l'armonizzazione di tutte quelle che possono essere le procedure che riguardano le persone con disabilità. Lo stiamo facendo, lo faremo e nei prossimi giorni, nei primi 20 giorni di maggio ci sarà un evento in cui noi andremo ad evidenziare tutto questo, lo rappresenteremo, speriamo di poter coinvolgere anche le istituzioni, questo poi lo vedremo nei prossimi giorni, nella prossima settimana, in modo da poter rappresentare a tutta l'opinione pubblica un nostro modello organizzativo che chiaramente non ha la pretesa di essere perfetto, ma un modello organizzativo che sia una traccia su cui partire per implementare un modello di piena inclusione delle persone con disabilità, di piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale del nostro paese e un modello in cui vengano, diciamo così, richiesti e resi esigibili tutti quelli che sono i diritti delle persone con disabilità che dal dopoguerra ad oggi questa associazione, insieme ad altre associazioni, ha cercato di realizzare e di implementare. Quindi è su questa linea che noi ci muoveremo nei prossimi giorni, vi renderemo partecipi di questa nostra iniziativa, ci sarà un dibattito che io vorrò chiaramente attuare e naturalmente un dibattito con esperti, con persone del mondo della disabilità, naturalmente la nostra radio, la nostra TV web, i nostri mezzi di informazioni se ne renderanno interpreti per poter coinvolgere in questa discussione, in questo dibattito, quanto più persone possibili. Quindi sarà un dibattito aperto, avrà una sua iniziativa che si terrà, diciamo, nella
nel mese di maggio, ma naturalmente un dibattito che poi continuerà nel tempo, cercando di coinvolgere le istituzioni, cercando di coinvolgere il mondo scientifico, cercando di coinvolgere tutte le persone con disabilità e quindi tutti i nostri associati, tutti i nostri aderenti, ma tutti quelli che vorranno partecipare a questo dibattito, che sarà un dibattito libero, ma certamente significativo per costruire un nuovo percorso e una nuova visione. Per quanto riguarda i temi della disabilità, naturalmente in ossequio a quello che viene dettato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e in ossequio soprattutto alla nostra Costituzione, che recita particolarmente in modo significativo e deciso che tutti i cittadini sono uguali, per lo Stato sono tutti uguali i nostri cittadini, con pari dignità, con pari diritto, e che lo Stato ha l'obbligo di rimuovere tutte quelle che sono le cause che non permettono una piena realizzazione e della dignità di ogni singolo cittadino, ma anche la piena e attiva partecipazione alla vita produttiva e sociale della nazione. Quindi il lavoro che ci attenderà non sarà semplice, tutta la struttura sarà impegnata in questo. Stiamo già svolgendo delle importantissime fasi propedeutiche a che si possa realizzare pure questo. Lo faremo nei prossimi giorni, ve ne renderemo conto e e vi aggiorneremo di tutto quello che sarà, che comprenderà questo processo. Con questo termina qui il nostro appuntamento quotidiano. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione e naturalmente a risentirci nella prossima puntata.